Il concetto base della duocracy è, come suggerisce il nome, no? È il potere di fare. Duocracy, la fattocrazia sarebbe in italiano, ma chiamiamolo in inglese perché è più bello duocracy, no? Perché fattocrazia sembra un'altra cosa e non ci piace. E quindi duocracy è il potere di fare. E cosa significa il potere di fare? Il potere di fare significa che all'interno di un gruppo coeso che è ha strutturato un proprio modo di essere nel quale i soci sanno che cosa questo gruppo vuole portare avanti, sanno quali sono i valori di questo gruppo, sanno quali sono le cose importanti per tutti. Ecco, duocracy significa che ciascuno può fare, ha il potere di fare, c'è un potere trasformativo dell'individuo all'interno del gruppo e ciascuno può fare, chiaramente può agire seguendo i propri interessi, seguendo le proprie inclinazioni, facendo qualcosa che piace a lui, ma quello che fa deve anche essere in linea con non le aspettative, ma con l'identità del gruppo. Quindi fare, ma nel rispetto dell'identità del gruppo. Quindi duocracy significa ciascuno può fare, ciascuno può agire, ciascuno ha il mandato da parte del gruppo di migliorare quello che sta intorno o di cambiare quello che sta intorno e lo fa seguendo la propria sensibilità, ma sapendo e realizzando gli interventi che sono in linea con l'identità del gruppo. Quindi fare, ma nel rispetto di che cosa? Della collettività. Fare individualmente, assumendosi le responsabilità, ma nel rispetto della collettività e della visione comune. Questa è la duocracy.